Il nostro primo incontro a Bogotà è questa bimba addormentata per terra davanti all'ingresso di un piccolo albergo. Che avrà subito questa notte? Scopi in Colombia opera con due progetti. Uno in Cartagena, una collaborazione tra un'università italiana e un'università colombiana per formare esperti dell'America Latina e del Caribe su temi di cooperazione internazionale. Un altro, un progetto sui diritti umani con finanziamento dell'Unione Europea all'80% e un consorzio COPI e Save the Children al 20% capofila COPI. Un progetto che si sviluppa su una direttiva di rafforzamento delle capacità delle istituzioni pubbliche in tre città colombiane, Bogotà, Villavicencio e Armenia, nella protezione dei diritti dell'infanzia. È un progetto importante perché focalizza un poco la situazione in Colombia dell'applicazione della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia dell'89. La collaborazione, lo scambio di idee e a volte la discussione è tra gli esperti di COPI che organizzano e gestiscono direttamente il taller, il seminario, e funzionari pubblici, ma anche ragazzi che in quartieri periferici dove lavoriamo, e qui siamo in uno dei quartieri di Bogotà, spesso vedono letteralmente calpestati i loro diritti senza, e questa è la parte impressionante, senza rendersene conto. È normale essere picchiati, è normale la violenza dentro la famiglia. Sono normali una serie di situazioni che viste in un'ottica di principi generali, come vuole essere la Convenzione dell'ONU, lasciano sconcertati. Perché? Perché il bambino non ha nemmeno l'idea di quali possono essere i propri diritti nei confronti di chi? Delle istituzioni pubbliche, prima di tutto. Anche queste sono immagini filmate di nascosto, immagini di questo inarrestabile conflitto, dove le vittime sono scelte spesso a caso o sono familiari di qualche cocalero indipendente. I militari, una giovane donna uccisa sulla strada, piante di coca, un gruppo di giovani che ha rubato armi da un'auto militare e ora si diverte a sparare. La sensibilizzazione è un tema forse ancora più importante di quello che uno possa pensare. Non è solo trasferire conoscenze. Citare una norma, citare un articolo non è abbastanza, soprattutto con dei bambini e in misura minore anche con i funzionari pubblici. Bisogna rappresentare la situazione che sta attorno alla norma, il perché, le conseguenze pratiche, cosa vuol dire per me, cosa vuol dire per l'istituzione, cosa vuol dire nel rapporto tra un bambino e un altro bambino, tra un ragazzo e un altro ragazzo,
cosa vuol dire in una situazione come succede nei quartieri periferici di bande di ragazzi, quindi di violenza, di illegalità, perché un bambino come un adulto deve anche, essenziale la dignità, essenziale il credere in se stessi, essenziale il sapere che si può essere rispettati, che esistono leggi, che esistono istituzioni che lavorano e che sono leggi che sono applicate perché la persona sia rispettata nei propri diritti. Assistiamo a un incontro con una mamma e il figlio desplazados. Quando mio padre è morto ne siamo andati in città e i miei bambini hanno iniziato a studiare. Adesso ci troviamo meglio, senza la paura di essere sempre minacciati, senza capire e sapere il perché. È un brutto ricordo quello sfollamento forzato. All'inizio i guerriglieri giravano solo intorno e io non voglio sembrare di essere dalla loro parte se dico che a noi non hanno fatto niente. Anche se poi ho saputo che hanno ucciso delle persone. Loro sono dei veri assassini e fanno sul serio. Per questo bisogna avere paura. Dopo ho visto i paramilitari che iniziavano a cercare bambini per rapirli. Mio marito non voleva né collaborare né andare con loro. E così abbiamo ricevuto molte minacce, perché loro volevano portarsi via i nostri bambini e soprattutto mia figlia, la più grande. Per questo ce ne siamo andati. Ho preso quello che ho potuto, poca roba, e sono partita per Bogotà. Questo è successo 4 anni fa. Sono stati 6 mesi di paura quelli. Quella gente è così. Non si sa mai cosa hanno in mente. I paramilitari sono degli assassini, uguali ai guerriglieri, che però sono molto più violenti, perché uccidevano o potevano anche torturare per molti giorni, senza che nessuno sapesse nulla. Noi non sappiamo le ragioni di questo massacro. E non possiamo dire nulla, perché abbiamo paura anche solo a parlarne. Andiamo a casa di Marietta. Ha 13 anni e con la sorella segue i corsi della Coopi. Vive in un quartiere nuovo, ma di sera molto pericoloso. Anche i taxi cercano di non arrivarci. I corsi che ci fanno gli spagnoli sono molto divertenti, dinamici. Personalmente mi trovo bene con gli altri ragazzi e anche con gli insegnanti. Impariamo cosa sono i nostri diritti e quanto siano importanti i bambini nella società e perché dobbiamo lottare per loro anche di fronte agli adulti. Ho imparato che i diritti sono importanti perché ci appartengono e ci aiutano a essere persone viventi. Ci hanno aiutato a renderci conto di quanto siano veramente importanti i bambini, non solo nel presente, ma soprattutto per un futuro migliore.